Oggi è Sergio Aramini che praticamente ci presenterà Lucerna. Lui ha una tradizione di Lucerna, ha la mamma lucernese e quindi ha scritto una storia proprio su Lucerna. Modera Sigismondo Meyer von Schauenzee, un nobile lucernese che ci animerà la discussione dopo la presentazione. E come ci ha anticipato il buon Fabio Trebbi, la mia origine è quella lucernese. Dove c'è anche un castello, mi pare. Dove abbiamo avuto un castello per tanti anni, dal 1200, che era sotto il ponte Pilatus a Crianza. Se voi avrete occasione di passare a Lucerna, Crianza e Lucerna ormai è tutt'uno, cioè andando verso il monte Pilatus troverete le scritte proprio Schauenzee Schloss e sopra c'è il castello di Schauenzee. Che ci fu in pratica preso dal comune di Kriens nel 1963, diede ovviamente compenso e ci diedero degli appartamenti ormai c'è la volontà di scoccio, lo diciamo tutto, non c'è un problema, paghiamo tasse regolari, state tranquilli, non c'è un problema. Allora, detto questo, io ho avuto occasione questa estate, è stato prima che andassimo in vacanza, insieme a Fabio eravamo in una delle solite riunioni scolastiche e Fabio mi disse: senti, ma a proposito, tu che sei di origine lucernese, nonostante questo accento tipicamente locale, e poi vi dirò il perché, disse: senti, ma ti piacerebbe presentare uno scrittore che in pratica ci racconta una storia di Lucerna che poi tutto sommato è anche il tuo paese, le tue origini? Io, fammi sapere. Ne abbiamo parlato e immediatamente è nata questa cosa qui. Io non conoscevo il nostro Sergio, che oggi mi ha detto diamoci del tu, ci mancherebbe, ho detto, cioè è un onore, nonostante il fatto ovviamente che sono io che devo chiedere a lui, è perché l'autore, è perché chiaramente è leggermente più grande di me, di dire posso darti io del tuo, invece lo stavo molto bene, mi ha detto possiamo darci del tuo, io sono orgogliosissimo. Più pratico. E diamo il più pratico. Dopo questo incontro con Fabio ci siamo visti a studio, da me, e io ho conosciuto Sergio. E Sergio è stata una piacevolissima scoperta, perché stasera scoprirete, secondo me, perché io ho letto questo libro e vi consiglio di leggerlo, anzi tra l'altro vi annuncio che il buon Sergio ha lasciato una serie di copie all'entrata, e saranno vendute al, come si dice, a Lucerna, al vostro buon cuore, tipicamente romana questa, sarete ovviamente offerta libera, però quello che verrà ricavato verrà poi dato in beneficenza e sarà l'associazione che darà in beneficenza a qualche ente o qualche associazione, cioè. E venendo a studio ci abbiamo scoperto delle cose fantastiche, perché abbiamo... fantastica è che c'è un paio di cose che secondo me, nonostante i tanti svizzeri che ci sono qui dentro e i non svizzeri, noi conosciamo la Svizzera per certe cose, faccio un esempio, il paese più neutrale del mondo. Leggete il libro, manco per niente. Armato fino in fondo. Voi pensate, si è armato, quello è un conto, è la difesa. È diverso se c'è l'attacco. E in Svizzera invece, ragazzi, voi pensate tutti quanti che eravamo neutrali dal 1295, quando era il buon Guglielmo Tell che ha tirato la freccia con la mela, ma non era così. Noi abbiamo combattuto, ricombattuto, ricombattuto e ci siamo litigati fra cantoni e contro cantoni a non finire. Ma questo non fino a 300 anni fa, 400 anni fa, fino a pochissimo tempo. E poi ci sono altre cose molto interessanti, tra cui un'altra che io non sapevo, che c'è uno scrittore di secondo piano, un certo Lev Tolstoi, che voi naturalmente non conoscerete, che ha scritto un paio di pamphlet, tra cui uno, un certo Guerra e Pace, insomma. E che soggiornò a Lucerna e diciamo raccontando, o meglio magnificando, quella che era la città di Lucerna. E per tanti che conoscono la Svizzera, ma anche per quelli che non la conoscono, Lucerna sicuramente è stato un punto centrale di tutta la Svizzera. È stata uno dei quattro cantoni che ha fondato la Svizzera, è il cantone per eccellenza cattolico,
Tanto è vero che oggi il nostro Sergio poi ci racconterà alcune cose su questa storia dei cattolici, perché è stato bellissimo, mi sono preparato un paio di domande. Perché... Ma se credi, io te posso anche integrare mentre qualcuno. No, io un ultimo e poi ti lascio la parola. Piace, no, e quindi scopriremo delle cose che sono assolutamente particolari e che contrastano con quello che è l'idea comune della Svizzera, che la vogliamo vedere come il paese neutrale, cioccolata e orologi. No, pure no. Bratwurst, sì, esatto. È anche con Restri vicino, però dico, non è così. Allora, Sergio ha fatto questo libro che poi adesso ci racconterà. Io mi sono preparato un paio di domande, però vorrei che poi lui ce lo raccontasse. Ed è diviso, dico solo una cosa, in tre parti. La prima parte è questa parte storica che sarà, diciamo, molto particolare per voi, perché racconterà appunto le cose molto interessanti sulla Svizzera. C'è questa seconda parte che ricorderà Lev Tolstoj a Lucerna, e la terza parte è una cosa, secondo me, forse la più affascinante delle tre, se posso, se mi permetto, perché contrariamente a quello che si può pensare in un libro storico di racconti, cioè, lui ha estrapolato un diario di una ragazza di 16 anni lucernese nel 1913 e ha tirato fuori tutte le lettere, una serie di lettere, in un anno che va dal 1912 al 1913, e poi termina con una cosa particolare che però lascio a te, che è bellissima come termine, è fantastica, e in pratica ti fa vivere quello che era la Svizzera negli occhi di una ragazza di 16 anni, in un collegio ovviamente svizzero, perché all'epoca si andava in collegio, questo era chiaro, e con tutte le particolarità di questa ragazza di 16 anni, i primi amori, le prime cose, eccetera, vissuto in un contesto che per noi è completamente diverso, visto che siamo di Roma, altro mondo, altra storia. Questo è il fatto che ci ha raccontato in questo libro il nostro Sergio. Ultimo, dicendo una sola cosa, con Sergio ci siamo però scoperti anche amanti di un'altra cosa. Entrambi lucernesi, però amanti di questa città meravigliosa che è Roma, e che diciamo che è ci... anche di una squadra di Roma, esatto, e quindi ci porta tutte e due a convivere in questa meravigliosa città, però chiaramente da svizzeri e amanti della Svizzera. E perché se parlo a braccio mi viene una voce più stentata. Il discorso che mi sono annotato, poi dopo svilupperò anche altre cose a braccio, è questo, è un discorso che parte un po' a monte. Il discorso è questo: la funzione degli anziani è dare testimonianza del passato, perché i giovani, i meno giovani, possano costruire il loro destino su basi culturali solide. Un tempo il prestigio degli anziani era quello proprio di essere i portatori della storia, si tramandava in questo modo la storia. E adesso ci sono tante fonti, ci sono le fake news che non ci fanno capire più niente, e quindi io penso che una funzione utile da parte degli anziani, oltre a quella di aiutare i giovani in tutti i modi possibili e immaginabili, è anche quella di trasferirgli i ricordi e certe, e alcune nozioni, alcune notizie, alcune cose che magari sfuggono. Questo libro non ha ambizioni di opera letteraria, perché in realtà non c'è nulla di, diciamo, di inventato, di fantasioso, è tutto un po' concreto, è un libro di carattere un po' particolare, che non si inquadra neanche negli schemi tipici dei premi letterari, che dicono racconto storico oppure diaristica, sono cose diverse, che ho mischiato insieme, tanto. Penso che potrei interessare. Il mio scopo era anche quello di rendere vivace tutto questo che ho messo. In questo libro non ha ambizioni di opera letteraria, ma di documentare in un saggio fatti rilevanti, interessanti e intriganti. Soprattutto cerca di non essere pesante, noioso, ma di facile lettura. Qualcuno gli ha dato un'occhiata, ma subito detto, mi ha fatto molto piacere sentir dire che si legge facilmente, con piacere. E l'ho impreziosito, per modo di dire, insomma, l'ho arricchito, cioè, con immagini suggestive tratte da quadri che ho più o meno in giro in famiglia,
che accompagnano la lettura e rendono più leggera l'opera. Se uno, cambiando i capitoli, c'è un quadro, qualche cosa che dà un'idea e rende più vivace tutta la storia. Come sono arrivato a elaborare questo testo? Non è che me lo sono inventato così da un momento all'altro. Ci sono caduto in un certo senso per caso. Io stavo facendo delle ricerche di carattere familiare, perché ogni tanto mi viene questo desiderio di chiarire alcuni aspetti. Sono delle una famiglia molto complessa, con varie articolazioni. E nel fare questa ricerca mi è capitato di vedere un dipinto di un sacerdote, un parroco di Lucerna, una bellissima immagine, un quadro di un autore importante, e che mi ha colpito, mi piaceva questo personaggio, e guarda caso si chiamava con lo stesso cognome di mia madre, Valdis. Allora dico, ma chissà, può darsi sia un parente di cui non ho mai sentito parlare. In realtà ho fatto qualche ricerca, non ho individuato nulla di simile, tranne l'uguaglianza del nome. Però, scrutando un po' il personaggio, mi sono accorto che lui era il parroco di Lucerna nel periodo in cui scoppiò una guerra civile, di cui non avevo mai sentito parlare, pur avendo frequentato molto l'ambiente lucernese della Svizzera. Allora, la spinta quindi a scrivere il libro è venuta dalla scoperta che vi era stata una guerra civile nel 1847 in Svizzera, paese che ritenevo, come tutti quanti ritengono, quasi tutti ritengono, tranne i più informati, che sia un paese pacifico da sempre, perlomeno fin dal 1500, perlomeno quando beccarono una grossa sconfitta le guardie. Da parte dei francesi. Quindi questa cosa era per me sorprendente rispetto a questa immagine tipica della Svizzera pacifica. E da quello ho cominciato ad approfondire, ho visto che è stato un conflitto molto interessante con aspetti particolari, che in realtà non era una guerra di religione come fu descritta, ma in realtà aveva altri risvolti, diciamo, di carattere sociale. E, beh, sul libro non aggiungo niente, poi se qualcuno se lo leggerà capirà meglio tutto quanto. Quello che vorrei sottolineare è questo, che la Svizzera dopo quella guerra ha avuto una nuova Costituzione. Ecco, qui. Allora, Sergio ci ha spiegato un attimo qual erano appunto qual è stata, diciamo, la fonte che poi gli ha fatto scattare l'idea di scrivere questo libro. Allora, ebbene, io leggendo questo libro ho visto un paio di cose molto interessanti. La prima che vorrei che ce la spiegasse lui, ed è molto 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 interessante, per quello che riguarda la Costituzione svizzera. In realtà, con questa guerra, che era la guerra appunto di Sonderbund, che fu tra Lucerna e i paesi vicini, che per storie ovviamente legate ufficialmente alla religione, Lucerna città cattolica, mentre Zurigo, Zwingli piuttosto che Basilea piuttosto che Berna, in realtà sì, la religione era una scusa, ma quello che contava era proprio l'aspetto socio-economico, era il predominio di una società che era quella lucernese molto chiusa, e vi posso assicurare che è rimasta abbastanza chiusa, con famiglie che avevano una importanza sia, diciamo, sociale ma prettamente economica, e che volevano avere il dominio su tutta una serie di situazioni collaterali. Il conflitto, il contrasto derivò intanto da una questione di potere, perché c'era in ballo la capitale della Svizzera, che all'epoca non era Berna, ma era il governo, diciamo, confederale, e si riuniva, come adesso qui noi siamo riuniti per il Circolo Svizzero, si riuniva ogni anno in una città diversa,
e delle più importanti naturalmente, tra cui Lucerna, e qualcuna di queste ambiva poi a diventare capitale. Quindi questo fu uno degli aspetti. L'altro è quello socio-economico di cui ci ha parlato Sigmund, e cosa vogliamo dire? Che da quel momento, dopo la nuova Costituzione e con la realizzazione, diciamo, di uno Stato finalmente confederale, veramente funzionante, la Svizzera da quel momento ha cominciato a modernizzarsi e a diventare quello che poi in 50 anni circa, dal 47, 1847 fino alla Belle Époque, diciamo il primo Novecento, la portò a diventare un paese molto progredito e molto avanzato come lo è tuttora. E proprio diciamo lo specchio, diciamo, di questo progresso lo dà proprio il diario che poi ho aggiunto della ragazza lucernese, la quale vive all'inizio del Novecento, cioè poco tempo dopo la guerra, in fondo sono 40-50 anni, voi pensate che la nostra ultima guerra è finita 60 anni fa circa, e quindi dopo 50 anni circa ormai la Svizzera era moderna. Questa ragazza si muoveva liberamente, frequentava chi voleva, studiava severamente, perché naturalmente gli svizzeri hanno sempre curato molto la preparazione, eccetera. Questo volevo dire, che non è scritto comunque nel libro, non è stato approfondito, insomma, è che prima della metà dell'Ottocento moltissimi svizzeri emigravano. Era un paese di migranti, di alto livello generalmente, ma anche meno. E io ho degli esempi, per esempio qui, proprio stavo dicendo a Sigmund, a metà Ottocento fu realizzata un'opera colossale, il prosciugamento del lago Fucino in Abruzzo, che era enorme, già tentata dai romani, e fu realizzata con i soldi dei Torlonia, ma con il cervello di due ingegneri svizzeri, che uno si chiama Montricher e l'altro non me lo ricordo bene, comunque due ingegneri svizzeri che compirono quest'opera con un grande sacrificio, tant'è vero che uno dei due, Montricher, morì proprio sul lavoro. Detto tutto questo, concludo, insomma, per questa parte qui, dicendo che la guerra del Sonderbund ha un'importanza per lo sviluppo della Svizzera. E voglio rispondere alla domanda, cioè perché si chiamava del Sonderbund? Perché quando nacque questo braccio di ferro fra i cantoni cattolici o conservatori, chiamiamoli, e quelli progressisti, i cantoni conservatori guidati da Lucerna si unirono in un'alleanza che si chiamava Sonderbund, e questa era in linea di massima vietato, anche se c'erano delle interpretazioni, dalla Costituzione all'epoca vigente, e quindi gli avversari trovano spunto di un cavillo, diciamo, di questo per attivare il conflitto. Come fu attivato il conflitto? Con una spedizione dei cosiddetti corpi franchi, che questa va colpita, ma che saranno mai questi corpi franchi? E l'ho spiegato poi nel libro. I corpi franchi praticamente erano come i garibaldini. Vedete, Garibaldi fece la sua spedizione del corpo franco, quelle erano 1000, in Svizzera erano 10.000, e attaccarono Lucerna. Anzi, prima furono 2.000, guidati da un lucernese ribelle che si chiamava Steiger, e poi vi dirò qualcosa di questo Steiger, e furono sconfitti dalle milizie locali e ci riprovarono
Di nuovo, il tutto avvenne nel 1840-42. Finite queste, insomma, scoprite queste cose qui, poi dopo si proseguì e si arrivò a una vera e propria guerra. Mi sembra che Sigmund vorrebbe riprendere la parola. No, no, adesso al di là del diario, però c'è questa presenza di Tolstoi a Lucerna, col famoso poi, sai, che vede tutti questi alberghi crescere, sì. Perché c'è stata questa evoluzione a Lucerna da paese, diciamo, prettamente, come posso dire, sì, storico, antico, ancien, però poi improvvisamente c'è stata una modifica con crescita di alberghi, turismo che ha cominciato a prendere, e Tolstoi entra a Lucerna con flusso, diciamo, fra virgolette, di quello che era il turismo dell'epoca, perché in realtà viene a fare, cioè, sente quelle che erano, tu hai scritto, sente quello che erano le agenzie turistiche dell'epoca, il trip advisor dell'epoca, che non andavi su internet, però già girava sulle riviste, eccetera, e si diceva all'epoca: andate a Lucerna, perché Lucerna vale veramente come posto, ed era come posto romantico. Romantico, esatto, era questo. E invece lui vide, e poi dopo che allora, il romantico si trasforma. Ecco, e qui c'è questo passaggio bellissimo, però leggo. È che è molto bello, che c'è quello che mi è piaciuto molto, sì. Dove lui rimane, si indigna adesso, per quello che accade, e tu No, comunque volevo aggiungere il fatto che la crescita di questi alberghi, Lucerna diventò dopo la città più alberghiera d'Europa, i maggiori albergatori, cominciando da Cesar Ritz, mi pare, era non di Lucerna ma di lì vicino. Comunque facevano capo a Lucerna. Lucerna è la città degli alberghi, è stata per molti anni. Allora adesso vi leggo questo pezzettino di Tolstoi che è molto interessante, forse. Vedi che allora, senza dircelo, tu l'avevi già preparato, che sapevi che te l'avrei chiesto. non avevamo parlato. Eccolo qua. Mi tolgo gli occhiali. Allora, che cosa fa Tolstoi? Egli soggiorna all'hotel Schweizer e così descrive il magnifico paesaggio che si domina con lo sguardo dalla sua camera. Quando io entrai nella mia camera, in alto, e aprii la finestra sul lago, la bellezza di quello specchio d'acqua, di quei monti, di quel cielo, al primo momento letteralmente mi accecò e mi scosse. Avvertì in me un'intima impazienza, un bisogno di esprimere in qualche modo la pienezza di un sentimento inesprimibile che aveva improvvisamente ricolmato il mio spirito. In quel momento avrei voluto abbracciare qualcuno, stringerlo forte, fargli il solletico, dargli dei pizzicotti, insomma fare con lui e con me stesso qualcosa di inusitato. Erano le 7 di sera. Tutto il giorno era piovuto, ed ora il tempo si rimetteva, azzurro come zolfo che brucia, il lago col puntini delle barche e le loro scie fumanti, immobile, liscio, come fosse convesso, si stendeva davanti alle finestre tra il verde variegato delle due rive. Si spingeva avanti, stringendosi tra due enormi gole, e facendosi più scuro si appoggiava e spariva in un ammasso di valli, monti, nubi e ghiacciai. In primo piano si profilavano rive umide di un verde acceso, con canneti, praterie di giardini e ville. Più lontano il verde scuro delle balze con rovine di castelli. In fondo il profilo bianco violaceo complesso dei monti con incantevoli cime rocciose e nevose di un bianco opaco, e il tutto avvolto nell'azzurro tenero trasparente dell'atmosfera e illuminato dagli ardenti raggi del tramonto che penetravano tra gli spazi del cielo. Qualcosa però lo disturba, è la visione del nuovo quartiere dei grandi alberghi. È la visione del nuovo quartiere dei grandi alberghi che sta sorgendo sui resti dell'antico ponte di legno, con massicce costruzioni a 5 piani,
che ci sono ancora tutt'oggi per tutti questi alberghi, lo sbancamento del lungo lago per far posto a un semplice viale alberato dotato di banali panchine verdi. Lo infastidisce poi l'eccessivo formalismo e il conformismo degli ospiti dello Schwarzwald, prevalentemente inglesi, e qui ne dice di tutto, ecco, i paesi inglesi, però è troppo lungo, forse leggerò tutto, poi se qualcuno comprerà il libro se lo leggerà da sé, è molto divertente da questa parte. Scusa, ci dici una cosa? Dimmi. Ci dici per cortesia del leone di Lucerna che tutti quanti conoscerete, come lo definisce il buon Lertostoi? Non ne parla. No, tu avevi però scritto che c'è un passaggio, no, forse non lui, dice la statua più triste. Ah sì, questo lo dice un altro scrittore, sì, la statua più triste, sì. Che è l'espressione più commovente. La statua più commovente, cioè. Sì. Allora, io volevo concludere un attimo. Io ho visto diverse volte, è veramente interessante, con tutti i nomi delle guardie svizzere che si immolarono a Parigi. Esatto. Nel tempo della rivoluzione francese. Allora, io volevo concludere, se per te va bene, allora, con la... Tu mi hai promesso di leggere una sì, quello l'ho già. Allora, io volevo concludere con questo diario che io suggerisco a tutti perché, diciamo, la parte storica interessantissima, ovviamente, cioè, però il diario secondo me è la parte un po' più frizzante. Perché? Perché innanzitutto è scritto da una ragazza di 16 anni, quindi potete immaginare la bellezza di questo diario, il divertimento, la freschezza. Il tutto, diciamo, inquadrato, incastonato in un'epoca, il 1913, che però, attenzione, non è un 1913 come lo immaginiamo noi, anzi che non dobbiamo immaginarlo così. Lo dobbiamo immaginare come un 1913 evoluto rispetto a tutto quello che erano i paesi che giravano attorno a Lucerna. Perché? Perché dopo questa famosa guerra del 1847, che peraltro lui non ha detto, ma è scritto nel libro, fu, diciamo, l'antesignana del famoso 48. Quante volte avete detto, vi è scappato di dire, è scoppiato un 48? Lo scoppiato il 48 erano i famosi moti del 1848. Noi in Svizzera li abbiamo anticipati col 47 e ci sono venuti a copiare, detto fra di noi. Quindi hanno capito che funzionava in un certo modo. Quando scoppiò questa guerra, le cancellerie di tutta Europa erano preoccupatissime. Esatto, esatto. Perché e tu lo scrivi, temevano, esatto. Sì, temevano che questo fosse l'innesto di poi di una rivoluzione più ampia che poi c'è stata. Esatto. E stavo dicendo appunto, e quindi questa evoluzione, come abbiamo anticipato i moti del 48, si è anticipata quella che è stata, diciamo, la modernizzazione di quello che sarebbe stata poi l'Europa successivamente. E si legge negli occhi di questa, cioè si legge in questi diari di questa ragazza di 16 anni e che lui ha riportato con questo, diciamo, quotidiano, tra virgolette, perché non c'è, un diario che lei chiama il mio libro. Il mio libro, esatto. Lei sta in questo collegio a Neuchâtel. Prima sta a Lucerna, poi dopo sì, e qui vorrei che tu spendessi due parole su questo prima che io legga. Ecco, prima che tu legga, sì. Ti leggo quello che ha scritto, quello che ha scritto su questo libro. Quello che ha scritto una signora al quale ho fatto leggere un'anteprima, diciamo, del libro, prima ancora di stamparlo, e lei mi ha detto molto sinceramente questo, mi ha scritto. Gentilissimo dottor Aramì, ho letto con piacere il suo libro e con grande spontaneità mi sento di descrivere ora ciò che ho provato. La prima parte, ricca di riferimenti storici a me sconosciuti, l'ho trovata chiara, scorrevole, anche se a volte troppo dettagliata, secondo lei, si è un po' annoiata, nella descrizione di un fatto, di un personaggio. Spicca la figura di un uomo, uno scrittore, attento e pignolo, sarei io, alla continua ricerca di un vero e attendibile passato. Di grande interesse, non nego, per me è stato invece il diario della quindicenne, che in realtà era della sedicenne. Adorabile giovinetta, con tanta voglia di vivere, gioiosa e spensierata, beata.
avventuriere, ma mai incosciente, consapevole dei rischi che correva nel trasgredire in modo sano, tra virgolette, i dogmi educativi di allora. Mi chiedo se ha mai riletto in età adulta il suo diario. Il piacere di piacere di questa adolescente è intenso. Liberatorio sarà stato per lei scrivere quei pensieri, in attesa di un vero amore che chissà se è mai arrivato. Questo libro ha una signora, è piaciuto, insomma. No, io no, io l'ho trovato molto molto carino. E ci sono tre cose che, cioè, due piccoli epitaffi, tra virgolette, che questa ragazza ci ha lasciato. Uno lo trovavo molto molto bello, che dice: il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Bellissimo. Poi ne scrive un altro, da vera innamorata. Da vera innamorata, e scrive, questo penso che tutti quanti noi sedicenni, due poesie l'avremmo scritta, strappati da lacrime, lei che non mi guarda, lui che non mi chiama, lui che non mi vuole. E lei scrive questo qui, bellissimo, 1913, il 5 gennaio: chi non ha sofferto per amore non ha veramente amato. Si soffre anche senza amare, ma non si ama senza soffrire. Bellissimo.